Ciao ragazzi, eccomi qui con un nuovo video ed è un video tag che faccio in collaborazione con Letizia Mancini. È una ragazza dolcissima, è una ragazza molto profonda, è una ragazza competente nel beauty e nel make-up. Se non conoscete il suo canale, vi invito a conoscerlo, vi lascio i suoi riferimenti ovviamente nell'info box, sia il link al suo canale che il link del video gemello a questo. Io vi ho parlato di Letizia nel mio profilo Instagram, e se non mi seguite fatelo. E è quella ragazza che io ho conosciuto in un momento particolare della mia vita, che mi ha aiutato tanto e che mi ha stupito perché mi ha regalato, per la nascita di Lucia, un sacco, ha fatto dei regali sia a me, insomma, che a Lucia, a me, la Lambergé, che come sapete, se mi seguite da un po', era un qualcosa che volevo possedere da tanto, ma che rimandavo come spesa, diciamo, non necessaria, quindi la rimandavo sempre. Insomma, lei mi ha coccolata e mi ha stupita tantissimo, e quindi merita tanto. Allora, è un tag che abbiamo preso da la mia amata Selvaggia Sostegni, S&S Style and Makeup, e il tag si chiama La Cucina. Quindi è un po' la cucina secondo noi. No, ho sentito piangere, ma non era Lucia. Allora, cominciamo. Vi lascio le domande nell'info box, così chiunque voglia rispondere può farlo. Allora, il piatto a cui non rinunceresti mai? La pizza, credo la pizza. Allora, quello che mi frena è il mai, perché io sono una persona, il mai, il sempre, proprio non mi piacciono, non fanno proprio parte di me, quindi non rinunceresti mai. Io adesso posso dire la pizza, ma so che se poi un giorno dovessi rinunciarci per qualche motivo lo farei. Comunque, per questo momento è la pizza, comunque è il pane, tutto ciò che è panificato, che è lievitato, indubbiamente attira, mi attira molto. E io, ad esempio, anche i dolci mi piacciono, quelli panosi, non particolarmente dolci, ma basta che ci sia del soffice, mi piace. Vabbè. Qual è il piatto che ricorda la tua infanzia? Sono due: le pennette al salmone e gnocchi al pomodoro. Sono due piatti che faceva spessissimo mia madre. Gnocchi al pomodoro, io mi ricordo che quando la domenica mi svegliavo c'era l'odore di cipolla, che io ho sempre amato la cipolla, anche da piccolissima. Sentivo quindi l'odore del pomodoro, del sugo che faceva mamma con la cipolla, e ci metteva gli gnocchi di patate. Ero felicissima. E la sua pasta al salmone è diventata famosa anche tra le mie amichette, il suo cavallo di battaglia. Ho fatto sempre quello, e quando venivano ospiti a pranzo, la mia migliore amica che conoscete, Lisa, quando veniva a pranzo, mamma, perché noi facevamo il rientro una volta a settimana quando facevamo le elementari, quindi dovevamo ritornare a casa, a scuola, uscivamo all'una, rientravamo metti alle 3, quindi in quelle 2 ore magari Lisa veniva a pranzo a casa mia e mamma faceva questo. Dolce o salato? Io direi salato, nel senso che spesso io ho voglia di dolce e lo devo soddisfare pure con un quadratino di cioccolato, qualcosa di piccolo ma dolce, però non è il sapore irrinunciabile. Irrinunciabile è sicuramente il salato. Sì, direi proprio di sì. Direi che sono tornata alle origini, perché io quando ero piccola
Mamma mi ha detto io ero proprio pasta asciutta, mangiavo sempre pasta asciutta e adoravo la pasta, ne ho sempre mangiata tanta. Poi crescendo molto meno e sempre crescendo mi sono diretta più verso il dolce e ora dalla gravidanza in poi sto ritornando sul salato. Quali sono i tre ingredienti che non possono mancare nel mio frigo? Allora, yogurt greco sicuramente c'è perché lo adoro. Il Faye è quello più famoso. Mi piace adesso la passione di quello al 2%, mi piace tanto. Poi non può mancare una pasta sfoglia già fatta, rotolo di pasta sfoglia perché Gabri è vaghiotto di pasta sfoglia. E non possono mai mancare le mele, perché è un frutto che mangio sempre, più volte al giorno, da sempre, e la più grande varietà di mele, non sono fissata con una particolare, in genere prendo quelle che costano meno, infatti spesso ci sono le golden che trovo sempre in offerta all'Esselunga. Qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi più spesso? Allora, senza ombra di dubbio, il microonde. Il microonde io lo uso, ma da anni, tutti i giorni, sempre, io faccio tantissimo col microonde riscaldo, col microonde decongelo, decongelo, venuto così, sì. Poi cucino anche, adesso ho visto come fare le patate lesse, praticamente le sciocchi le patate, metti intorno lo scottex un po' bagnato, e il microonde in 8 minuti sono fatte. Ho trovato quello che avevo preso da Bottega Verde con i punti, il cuoci riso, quindi ci cuocio anche il riso. Io microonde sempre, 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 tutti i giorni, dalla colazione in poi, sempre. Hai mai usato la cucina per conquistare un uomo? No, no, perché io non so cucinare bene, perché io non vengo da una famiglia con una tradizione culinaria profonda, non ho mai osservato mia madre che cucinava, non ho mai. Sì, facevo i dolci con lei, facevo le torte di mele, le crepe Suzette, mi ricordo tutti questi momenti, però anche lei non ha mai amato la cucina, quindi non mi ritengo brava. Ovviamente da quando mi sono sposata sono migliorata per forza di cose, perché cucinando tutti i giorni, ma diciamo non è il mio punto di forza. Per carità, Gabriele è entusiasta ormai della mia cucina, credo che pensi sia la migliore, però no, non l'ho conquistato certo con la cucina. Cucini i piatti tipici della tua regione? Sì, la carbonara. E però dico questo, ma mi freno perché non la faccio secondo le regole, perché vorrebbe il guanciale, io spesso ci metto la pancetta, quindi no, però sì, la carbonara, diciamo, a modo mio la faccio. Qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Allora, la pasta al pesto a pranzo, ma il pesto era già fatto, quindi non l'ho cucinato. Ho fatto la sfoglia, mamma mia, cosa che parto già da pronte, perché con Lucia, mamma mia, aspettate, ho fatto i pancake. L'ultimo che ho fatto sono stati i pancake per me, perché per Gabri sto facendo tutte cose, la sfoglia, appunto, la pasta al pesto, la pizza anche, gli ho fatto la pizza pochi giorni fa, però lievitazione istantanea perché era triste, allora con la pizza l'ho tirato su, la pizza e pancake, però non mi ricordo cronologicamente. Descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Allora, la cucina no, sopravvivenza, la cucina non è. Io non sfogo lì il mio nervosismo e non è la mia coccola la cucina, però
però è sopravvivenza e quindi cerco di rispettarla quanto più possibile, di trattarla bene e di trattarmi bene con cibi buoni, con cibi sani, con cibi cotti bene, cotti a dovere, preparati a dovere, per una questione di salute, di rispetto per me stessa, per Gabriele, poi sarà per Lucia, però non è il mio diletto, ecco. E basta ragazze, le domande sono terminate qua, sono solo 10. Spero che questo video vi sia piaciuto. E quindi andate a vedere il canale di Lucia, il video gemello, sì, di Lucia, perdonatemi, di Letizia, il video gemello a questo. E se vi è interessato mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e guardate sempre l'info box. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!